Due giorni in zona gialla, weekend in zona arancione e poi chissà, e intanto i bar e i ristoranti aprono e chiudono. Come sta andando? Sta andando malissimo, malissimo perché questo stop and go tra aperture e chiusure per il nostro settore solamente deleterio, non porta alcun beneficio, è rischioso e crea più danni che altro. Il nostro settore è un settore che non può essere aperto e chiuso in giornata perché ha bisogno di organizzazione sull'acquisto delle merci, ha bisogno di organizzazione sul personale, ha bisogno di organizzazione sulle prenotazioni. Trattiamo merci deperibili che aprendo 2 giorni, richiudendo, rischiano di scadere e di rappresentare un costo importante per le aziende. Quindi credo che questo non sia il modo giusto di affrontare la situazione. Noi riteniamo che sia doveroso tutelare il sistema sanitario e questo necessita sacrificio di tutti, ma il peso del contenimento dei contagi non può gravare solo ed esclusivamente su una categoria e poche altre. Natale, Capodanno, take away, consegna a domicilio, c'è stata richiesta? Sulla giornata di Natale sicuramente qualche ristorante è riuscito a lavorare, il takeaway e il domicilio però sono solo ed esclusivamente dei palliativi che non vanno a coprire i costi di un'azienda. Spesso e volentieri, poi ci sono dei format sicuramente che si prestano meglio di altri. Spesso e volentieri chi ha provato a farlo ha dovuto fare marcia indietro perché era più un costo che altro. È normale che se tutti iniziassimo a fare takeaway e delivery ci sarebbe un mercato sovradimensionato, quindi va bene finché sono in pochi a farlo e finché lo fanno chi ha un format adatto. E i ristori? Ma i ristori sono arrivati, qualcosa è arrivato, sono arrivati 2 ristori a fondo perduto, c'è stato il credito d'imposta, c'è stata la TOSAP, giusto per chiarire, la TOSAP gratuita, ma sono completamente insufficienti a coprire le perdite. Stimiamo che riescano a coprire all'incirca solo un 20-30% di tutte le perdite, di tutti i debiti che abbiamo maturato in questo anno.